Corrado Moffa, qui queste partite al Palla Benedetto si perdono di tiro, viene un popolone stasera, come date? Sì, è stata una partita tirata, sapevamo che sarebbe stata una partita di questo tipo, eravamo preparati a questa cosa. Sinceramente a un certo punto avevamo la partita in mano e pensavamo di portarla avanti così, ci siamo persi un po' sul loro pressing. Loro sono tornati sotto con queste squadre, quando poi arrivi punto a punto può succedere qualsiasi cosa. Siamo stati bravi, credo che alla fine abbiamo meritato la vittoria, rischiando anche nell'ultimo secondo, però insomma alla fine una vittoria meritata. Ecco, quali sono stati i consigli anche nei momenti difficili in panchina? Ma guarda, sostanzialmente questo tipo di partite, come tutte quelle che facciamo e che giocheremo, si vincono con la squadra, non c'è mai un unico giocatore che può far vincere questa squadra, perciò il consiglio che perennemente diamo in panchina è quello di continuare a giocare insieme, di stare insieme sia davanti che dietro, e questo poi alla fine, quando riusciamo a farlo, ci premia quasi sempre. Sicuramente debutto di Marco con alti e bassi, però alla fine eravamo senza di Trani e secondo me un paio di cose importanti le ha date anche lui, segno di un giocatore concreto e già integrato in questo gruppo. Direi di sì, io stasera la vittoria va divisa per tutti quanti. Marco sicuramente stasera non ha fatto una partita buona, penalizzato anche dai falli, però credo che di positivo ci sia appunto il suo atteggiamento, la sua reazione e il fatto di essere stato in campo alla fine con 4 falli, perciò con la possibilità di sparire dal campo da un momento all'altro, però ha fatto 2 o 3 cose buone nel momento giusto della partita che ci ha portato avanti, perciò ritengo che questo sia un segnale, come già ce ne è andati anche nella prima partita, l'abbiamo visto anche in allenamento, che è certamente un giocatore concreto e solido sul quale la squadra può contare. Chiaramente bisogna dare un pochino più di tempo per parte di questa squadra. Rappresentanza della società questa sera abbiamo con noi Paolo Fava. Paolo, uno dei sopravvissuti di questa ennesima serata di sofferenza. È stata una bellissima partita, di quelle che ti legano sempre di più alla pallacanestro, questo sport bellissimo. Abbiamo sofferto dalla tribuna e alla fine abbiamo gioito di una partita veramente fantastica dai 2 volti. Un primo quarto dove ci hanno fatto 29 punti, però negli altri 3 quarti sono arrivate 68, quindi evidentemente qualcosa è cambiato nel proseguo della partita. Si potrebbe fare una menzione per ognuno dei nostri giocatori scesi in campo, perché tutti veramente hanno dato un tassello fondamentale, però credo che l'assunzione di responsabilità che il capitano si è preso all'ultimo tiro, tante soluzioni in campo per fare un'entrata, per sperare di prendere fallo. Il capitano si è assunto una responsabilità e ha tirato 3 e ha fatto canestro. Io credo che gli vada dato un grandissimo merito. È una vittoria, direi, rispetto alle precedenti prestazioni. Comunque la sensazione è che la squadra stia continuamente crescendo, perché questa partita qua, 1 mese fa, 2 mesi fa, l'avremmo sicuramente persa. È così. Simone Trani l'ha presa per mano la partita per tutto il momento del break e ha dato un contributo determinante, e poi ha commesso il 5° fallo a oltre 5-6 minuti dalla fine, e lì per un attimo si è spenta la luce, però si è visto che la squadra ha veramente reagito d'insieme. Prossimi appuntamenti, quindi adesso andiamo a Rimini e proviamo di portare a casa la prima vittoria esterna, e poi c'è anche una cena di Natale, mi hanno detto. C'è anche una cena di Natale, la società, la nostra società fatta di volontari, che siamo orgogliosi di essere volontari, a differenza di altre realtà anche nella nostra categoria, che sono fatte di dirigenti, diciamo così, che lo fanno di mestiere, dirigenti professionisti, ovviamente facciamo una cena di Natale anche trasparentemente, per tenere insieme la squadra, la società e la città, ma anche per raccogliere 2 fondi, se possibile. Quindi appuntamento venerdì 21 dicembre, dalle ore 20 in poi, qui al Palasport Benedetto 14. Esatto, l'anno scorso abbiamo cominciato e non era un fatto episodico, quest'anno continuiamo. Siamo in piacevole compagnia di Maria Grazia, la fidanzata di Luca Tedeschini, buonasera. Ciao. Ultimamente non si soffre qui al Palasport Benedetto.
Non si soffre più per la bellezza. È una battuta. No, vabbè, non esageriamo. Ho capito che il press è sempre pieno di complimenti a preparare. E no, comunque, no, Benedetto secondo me sta giocando adesso veramente benissimo, tutti secondo me stanno dando meglio di sé, però vabbè, l'inizio è stato un pochino, insomma, un po' pesante, perché comunque eravamo abituati sempre a vincere così, però adesso penso che i ragazzi stiano riprendendo abbastanza, sono stati molto bravi. Luca è sentito adesso carichissimo? Sì, perché no, Luca è sempre carico, cioè c'è una persona sempre carica, è lui, ma proprio per carattere, poi, ovviamente è appassionato sia per la sua squadra che per il basket. Durante la settimana come le vive queste attese, queste preparazioni? Ma lui non è uno che, nel senso, mostra tanto, cioè non è una persona agitata, cioè è sempre molto tranquillo, fa il suo dovere, fa pieno, e quindi quando arriva è anche tranquillo durante, anche prima della partita, tranquillo.